Beh, volevo ringraziarvi per tutti gli attestati di solidarietà e la grande forza che ho ricevuto. L'ho ricevuta sicuramente da tutte le istituzioni, dalla politica a livello regionale, a livello nazionale, ma la vera forza e il vero grazie lo do un'intera città che si è dimostrata non come un portone che può infiammarsi, ma come un vero e proprio muro invalicabile che mi ha sostenuto e mi sta sostenendo in questi giorni a me e soprattutto alla mia famiglia. Io non farò un passo indietro, anzi andrò avanti anche con più forza di prima, la forza che mi avete dato voi in questi giorni. Non a caso oggi siamo qui a vaccinare oltre 370 di personale scolastico. Proprio per consentire ai nostri figli di riprendere velocemente la scuola perché hanno bisogno di andare a scuola, lo abbiamo bisogno anche noi genitori. Peraltro, questa macchina organizzativa messa in atto, ci sta dando grandi soddisfazioni e grandi riconoscimenti. Domani, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, vaccineremo qui a quello che è stato ribattezzato dal questore di Bari, il Pala Salute. Vaccineremo la Polizia di Stato e anche gli interni di tutta la BAT. Lo ha chiesto e lo ha voluto fortemente il questore, lo ha chiesto la ASL su chiaramente iniziativa del sottoscritto. È un motivo di orgoglio perché riconosciamo il valore delle forze dell'ordine, poterle vaccinare velocemente qui, peraltro tutte quelle della BAT nel nostro Pala Salute ci fa essere assolutamente orgogliosi di quello che stiamo facendo.